Mi chiamo Carlo Rocchi Bilancini e vengo da Todi in Umbria. Il paesaggio umbro credo che sia un elemento molto importante nel mio lavoro, perché comunque è un elemento che mi rende molto in contatto con me stesso. Cioè, il filo conduttore di tutti i miei progetti è l'acqua. Infatti l'acqua è il mio elemento naturale, e soprattutto perché amo la caratteristica dell'acqua, nel senso che è un elemento fluido, è un elemento che si adatta, e credo che è un elemento vitale. E poi l'importanza dell'uomo è adattarsi, mantenere la propria identità, però cambiando anche forma. E quindi tutti i miei progetti nascono nell'acqua di una piscina. La prima serie che ho realizzato in acqua si chiama Pesci fuor d'acqua. È la prima serie che mi ha permesso di essere conosciuto in Italia, e poi ho fatto anche delle mostre all'estero. Ho scelto di fare questi ritratti in acqua, cioè mettendo delle persone vestite in acqua, per dare una connotazione surreale, quindi decontestualizzarli, anche vedere come potevano reagire in un ambiente non loro, non naturale. Migrazioni è un lavoro in cui la persona è assente, cioè solo il vestito che con la sua forma ricorda questa presenza umana, che in realtà è un'assenza. Fa anche riferimento ai problemi di questi tempi, il problema della migrazione dall'Africa all'Europa, come sappiamo tutti, oppure anche in passato, come è stato per noi italiani che siamo migrati negli Stati Uniti, in quanto considerando che questa mostra è ospitata a New York, e quindi c'è anche questo. Però nasce, per quanto mi riguarda, dal fare i conti con la perdita, e quindi non è riferito soltanto alla morte di una persona cara, ma può essere un lasciare una propria casa, se uno si trasferisce quindi lasci la casa d'origine, ma anche la stessa adolescenza, cioè andando avanti comunque si lascia sempre qualcosa alle spalle.